Ben, 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 non ti devi attapirare se la critica parla male del tuo film. Non c'è, cioè, voglio dire, ma che te frega? Allora, Ben Affleck mi si è un po' attapirato, un po' andato giù, perché la critica ha stroncato il film Batman vs Superman, ovviamente. E ci è rimasto un pochino male quando il giornalista ha detto: ma scusa la domanda, ma non è che magari una critica negativa possa influire prossimamente sugli incassi, no? Sull'incasso del film? E Ben mi si è attapirato, mi si è buttato giù e mi è diventato triste. Il video di questo suo momento di tristezza è diventato chiaramente virale, spopola su internet, quindi andatelo a cercare, lo potete vedere. Per di più, ci hanno fatto i meme, ovviamente. Ma la questione è questa: beh, lui gli si è aperto un file di ricordi tristissimi e mi si è buttato giù. Chiaro, no? Perché, come ci fa ricordare il sito bestmovie.it, lui, prima di diventare un regista affermato, no, mi era un po' il simbolo di tutti i critici cinematografici, e borda che gli sparavano contro, più o meno, no? Quindi, magari, ad esempio, Daredevil 2003 non è che sia stato proprio un successone. Quindi lui mi si è attabirato, mi si è buttato giù forse per questi ricordi. Però invece, Ben, devi fare come i tuoi compagni di viaggio, che insomma l'hanno presa bene, perché Henry Cavill, ad esempio, ha detto: ciò che importa veramente è quello che dice il pubblico, perché loro sono quelli che comprano i biglietti, giustamente. Sono quelli che decidono se vedere più storie di questo tipo oppure no, e quindi la loro voce è la più forte. Bravo, Henry. E poi ha aggiunto: e dopo questo weekend l'audience, almeno in parte, avrà parlato. Gli ha fatto un po' eco Amy Adams, che ha detto: so che Zack Snyder non fa film per i critici, anzi, nessuno di noi fa i film per i critici. Speriamo veramente tanto che l'opera piaccia ai fan, e fino ad ora le reazioni sono state veramente positive su quel fronte. Capito come si fa, Ben? Fregatene dei critici e guarda un po' ai fan e a chi riempie le sale. Se loro dicono di sì, il film avrà avuto successo. No? Ma non è che magari c'hai un po' di fifa che qualcuno poi ti paragoni a Christian bellico, eh? No, perché sai, cioè, vabbè. Andate, vedete, giudicate e fateci sapere. Ciao!